Il volto più iconico del Perù è stato finalmente svelato 1900 anni più tardi. Grazie alla tecnologia in 3D oggi conosciamo il viso dell'antico guerriero. La tomba del signore di Sipan è stata scoperta nell'87 ed ha fornito agli archeologi moltissime informazioni sulle civiltà Moche e Mochica, che dominarono la costa settentrionale fra il 100 e l'800 d.C. Questa ricostruzione ci ha portato ad avere ancora più informazioni sulle popolazioni indigene. Il volto del signore di Sipan è molto simile a quello dei Moicani di Lambajeque, che esistono ancora oggi. I visi dei pescatori, dei contadini della regione, sono loro i diretti discendenti di questo popolo creativo. La squadra di investigatori che hanno lavorato su questo progetto include odontotecnici e esperti forensi che hanno replicato il volto del guerriero fin nei minimi dettagli. Il cranio è stato ottimamente preservato. È stato preservato con i suoi difetti che sono stati provocati dal tempo. Il processo di disassemblare le differenti pezze e rimanejarlas para que se. Abbiamo impiegato moltissimo tempo, soprattutto per ricostruire i singoli elementi e separarli. Tutto questo è stato possibile solo dopo un processo forense. Il signore di Sipan è stato fatto risalire al III secolo d.C. La cultura Moche si crede abbia preceduto la potente civilizzazione Inca in Perù.